Ben ritrovate a tutti e a tutti a questa sesta parte del corso sulla Shell Fish e questa parte um, è la continuazione del video precedente se vogliamo, ovvero di un capitolo che ho chiamato um, particolarità di utilizzo. Eh, che mh, così durante la stesura delle scalette, appunto, mi sono accorto che eh, diventava un po' troppo lungo per essere messo in un video unico. E quindi ho deciso di suddividere in due parti questo grosso capitolo, appunto. Eh, sempre in ordine sparso. Sono un po' degli appunti di utilizzo. Così ho dei consigli, appunti, particolarità di utilizzo raccolte man mano nell'uso di Fish. Ecco allora. Partiamo subito perché c'è parecchia carne al fuoco anche in questo video, quindi raddoppiando il simbolo del wild card, cosiddetto wild card in inglese, o l'asterisco, insomma, la stellina, come volete poi chiamarla, lo facciamo agire in modo ricorsivo. Ecco, attenzione che questa è veramente un'esclusiva di Fish, non c'è, a mia conoscenza, nessun'altra shell che ha questa funzionalità potente e pratica. Eh? Vediamo in cosa consiste. Eh, se ad esempio mi posiziono in questa cartella, allora mi posiziono in quella cartella perché eh, mi aiuta appunto nell'esempio eh, che voglio fare. Quindi, ehm, qual è? Immagini, ecco, immagini e diverse. Allora, comincio a posizionarmi in questa cartella. Come potrete immaginare, cartella immagini contiene immagini. quindi se uso il comando per elencare le immagini normale, come siamo sempre stati abituati a fare finora con altre shell e altre interfacce a caratteri, ls quindi voglio elencare i file e le cartelle in questa cartella, e gli dico però filtrami le immagini tipo JPG, jpeg, se faccio enter, ecco che mi esce. Um, un elenco di più o meno lungo di immagini come vedete lsjpg è però questo cioè però eh, questo elenco è limitato al livello di cartella diverse quindi nel mio file system nella cartella diverse sono contenuti questa quantità di eh, file immagine jpeg e basta, sono quello che è, 20, 30, 40 immagini nella cartella diverse, tutto normale fin qui. Ecco che Fish però ha ampliato la, la, le potenzialità di questo wildcard, di questo asterisco, eh, permettendoci di raddoppiarlo. E cosa succede quando lo raddoppio? Quindi ls asterisco asterisco jpg, non si ferma al livello della cartella diverse, ma recursivamente va a cercare anche nelle sottocartelle qualora ce ne siano e eh, ovviamente io so che ce ne sono per quello che faccio questo esempio quindi immagini diverse faccio enter con il doppio asterisco quindi lo vedete qui doppio asterisco e non singolo e vediamo che ecco qua vedete che ci sono anche le immagini eh, sempre il jpeg ovviamente ma Contenuto anche in sottocartelle, vedete, la, cioè ho una sottocartella che si chiama Ubuntu, slash e la sua immagine. Vedete, Ubuntu, Ubuntu animali, slash e la sua immagine, quindi sotto sottocartella, proprio recursivo, eh? fin quando arriva l'ultima sottocartella, lui va a cercarsi tutti i file JPEG di tutto quel ramo del file system. Vedete, Ubuntu con questo nome, slash. E le riconoscete. Diciamo che queste immagini che non hanno davanti una barra e un nome davanti, vuol dire che sono al primo livello di, ehm, della cartella, diverse. Tutte queste senza un percorso davanti sono contenute in diverse. Poi queste sono invece contenute nelle sottocartelle. Questo è potente come comando, eh? utile e potente perché avessi bisogno di fare un'estrazione di un certo tipo di file a partire da una cartella, ma con tutte le sottocartelle incluse, questo semplicemente aggiungendo un asterisco al normale comando come questo, aggiungendo semplicemente un asterisco in più, ottengo l'effetto <coughs> che ho bisogno, appunto, di tutto l'elenco delle immagini jpeg nella mia cartella immagini diverse. Solo con un caratterino in più. Questo è molto potente ed esiste solo per fish. Poi per impostare lo stato di vero o falso, perché io posso anche ehm, non solo ehm, aspettarmi vero o falso da un controllo con un, una condizione con un comando if, per dire, eh, a dipendenza del contenuto di una variabile, magari una volta torna vero, una volta torna falso, ma io. Posso di proposito impostare un un, uno stato vero o falso con due comandi specificatamente dedicati a quello. Quindi, in fish ho un comando che si chiama true, vero, e che imposta lo stato vero, cioè lo 0, rispettivamente false, falso, e imposta lo stato 1 che vuol dire falso. Quindi, proprio due comandi che esistono in fish. Faccio true, lo eseguo, poi eco, st status. E mi torna 0, lo vedete se io faccio false e testo lo stato, mi torna a 1. Sono due comandi che servono a quello. Eh. Possono essere comodi anche questi. Eh, negli script, eh, ottenere i decimali con la funzione math, math sta per um, funzioni matematiche, in realtà eh, è una funzione di fish, ma proprio funzione che ehm, sostituisce. Il comando che esiste nei sistemi Linux che è BC, che è questa diciamo così, calcolatrice più avanzata per l'interfaccia caratteri. BC è, è installato in tutti i sistemi Linux. MAT è intanto che una riscrittura, un, una funzione che si sostituisce, si sovrappone a BC con qualche funzionalità specifica del, che hanno voluto gli sviluppatori di Fish. Ed ecco che appunto in Fish piuttosto che BC, anche non è proibito usare BC eh, direttamente, ma piuttosto che BC usiamo Math. Qui un paio di esempi, giusto come sempre per far capire un minimo di utilizzo. Anche qui, eh, come ho già avuto più volte modo di dire, i manuali di Fish sono ottimi. Se volete vedere tutti i dettagli della funzione Math fate man math e, e vi usciranno le informazioni di cui avete bisogno. Qui faccio un paio di copia e incolla di questi comandi giusto per mostrarvi l'effetto, quindi math scale 0 5 diviso 2, cosa succede? Voglio dividere 5 per 2 ehm, con scala 0, vuol dire senza decimali praticamente, quindi lui mi torna 2, non 2.5 ma 2 perché ho detto che la, i decimali devono essere 0. Se io gli dico un decimale, basta che allo 0 sostituisco l'1 e voilà che mi dà già 2.5. Se poi, vabbè, c'è l'altro esempio con 5 decimali per 5 diviso 3. Eh, abbiamo capito il principio, eh, non stiamo qui a ripetere tutto. Ecco, questo è quello che ho già detto, che è matto in realtà dietro al motore di BC, che è un comando esistente. Ecco. Um, questo l'abbiamo già visto anche nel video precedente specificatamente ne parlo una sequenza di numeri c'è il comando sec seq di cui appunto potete vedere i dettagli sempre nei manuali e nella guida in linea web di fish semplicemente un, un ciclo for come questo <coughs> stampa semplicemente un, una sequenza di 80 numeri senza altri parametri, parte da 1 fino a 80, o da 0, no, da 1, da 1 fino a 80, vedete, 1, 2, 3, eccetera eccetera, fino a 80. Stampa una sequenza di numeri, per esempio, ecco. Comando sec, anche lui, utile per creare queste sequenze, per, per creare mh, dei cicli eh, partendo da un determinato valore fino a un altro con un determinato passo. È molto utile e comodo anche il comando seq, sec che sta per sequence. Andiamo avanti. Ehm, eseguire un comando salvato in una variabile. Ecco, questo in, può essere in determinate situazioni interessante, almeno da sapere. In questo esempio cosa succede? Creo un ciclo, ecco lo posso nel frattempo impostare qui nel terminale, quindi un ciclo con la solita variabile i che fa da indice eh, per il ciclo, ormai lo sappiamo. Il gruppo nel quale va a pescare l'indice i del ciclo, quindi in, in dove in due stringhe quindi due stringhe di caratteri che corrispondono guarda caso a due <coughs> comandi da terminale uno è fish stessa la shell fish il comando per far partire la shell e uno è il comando man eh? um, Cos'è cos lo scopo di questo ciclo? Eh, fish e man, eh, sono due eh, comandi esistenti sul mio sistema. E cosa faccio con questo comando eval, che vuol dire penso evaluation, cioè valuta, do in pasto la, la variabile i che contiene, eh, in questo caso, un ciclo di due iterazioni, una volta fish, e una volta man, quindi farà eval di fish, eval di man, e ci aggiunge. Righetta righetta version, poche parole voglio ottenere la versione installata di questi due comandi grazie a questo loop. Quindi eval Fish version, eval Man version. Se eseguo questo loop, vedete che mi torna la versione di fish che sto usando e la versione del comando man. Ehm, L'interessante di questa cosa è il comando eval se vogliamo. Ehm, se vogliamo. Ehm. Eval permette di comporre parti fisse di un comando con parti variabili di una variabile. Eval stesso si occupa di espandere la variabile, ovvero di sostituirla al suo valore e quindi di comporre tutta la stringa del comando prima di eseguirlo. Eh? E questo è interessante. Quindi con eval possiamo rendere dinamica ehm, la creazione di un comando da poi fargli eseguire, ecco, quindi è molto interessante il comando eval in questo, in questo senso e può diventare utile eh, in determinate situazioni per i nostri script anche eval quindi ehm, è un concetto interessante, è eh, semplice in sé da capire ma anche molto potente quindi eval, ripeto, giusto perché appunto trovo interessante il concetto di questo comando creiamo una, tutto sommato gli diamo in pasto una stringa ad eval, però questa stringa deve essere anche sintatticamente corretta per poi essere eseguito ovviamente, però questa stringa, eh, la potenza della cosa è che può essere anche in varie parti variabile, eval espande le variabili e poi esegue il risultato finale. In questo caso eval cosa ha fatto? Ha espanso il valore di i, quindi ha fatto fish, righetta e righetta version e l'ha eseguito, seconda iterazione, man, righetta, righetta, bash, l'ha eseguito ed ecco qua che è funzionato perfettamente. Poi ehm, qui c'è una nota aggiuntiva <coughs> nella quale dico che il comando eval, fra le altre cose specificatamente per fish, eh, permette di aggirare il fatto che, al contrario di bash, per esempio, di altre shell, non si può eseguire direttamente un comando memorizzato in una variabile. In altre parole, non posso usare una variabile direttamente come un comando evitando queste sostituzioni che possono anche creare confusione e ambiguità. Fish non lo permette. Cosa intendo con questo? Vediamo un esempio: ecco in Bash, in Bash io posso. Valorizzare una variabile in questo caso tmpls uguale a ls e poi semplicemente dando dollaro tmpls enter mi esegue il comando ls che è in, in contenuto come valore di questa variabile. Questo è quello che succede. Quindi, <coughs> scusate, possiamo anche provarlo. Magari apro una scheda, ecco, avvio bash, quindi eh, Apro una parentesi. Ehm, la mia shell eh, di sistema per difetto è Fish. Quindi quando avvio il mio PC ehm, e apro un terminale, mi si apre Fish perché è quella predefinita. Bash non lo è più. Quindi, per avviare una sezione di Bash, semplicemente richiamo come un qualsiasi altro programma Bash. Eh, al contrario, se voi non avete. Avete la situazione contraria, posso immaginare mentre seguite questo corso, eh, avete bash come shell predefinita nel vostro terminale e volete mh, seguire il corso facendo, <coughs> applicando gli esempi che vi mostro man mano, semplicemente come fate? Eh, avete la vostra bash e richiamate fish semplicemente con il comando fish. Oh. Ecco così. <coughs> Quindi, né più né meno come da fish potete chiamare aprire una sessione di Bash scrivendo Bash Enter da una shell Bash potete richiamare una sessione di fish semplicemente con il comando fish. Eh, questo forse magari in altri video l'ho dato per scontato precedenti di questo corso, ma eh, è tutto sommato abbastanza ovvio, ma è così. Quindi richiamate fish con il comando fish, e noi in questo caso richiamiamo Bash con il comando bash. Ecco, si è aperta la buona vecchia bash, alla eh, quale siamo abituati, e possiamo fare quell'esempio qui che ho marcato qui, eh, giusto per capire cosa intendo. Quindi temporaneo ls uguale al comando ls e qui ho assegnato alla variabile quel valore. Ecco, tmp ls ha il contenuto. Ls se faccio $tmp ls enter, vedete che mi esegue, mi esegue il comando ls direttamente dalla variabile senza fare una piega. Ok, esco da bash, sono tornato in fish. Posso anche chiudere questa scheda perché era per fare l'esempio in bash. Esempio in fish, se faccio la stessa cosa in fish o se ci provo a fare la stessa cosa in fish, tmp ls la valorizzo con il valore rs, ecco dollaro tmp ls contiene ls, fin qui siamo pari pari, direte voi, adesso io ci provo, dollaro tmp ls, proviamo con la stessa sintassi, vediamo cosa succede, enter. Ecco qua, a parte che in inglese comunque il succo è che le variabili non devono essere usate come comandi direttamente. Al loro posto definite una funzione che tipo addirittura mi, mi prende il nome che gli ho dato e lo innesta nel, nel messaggio di errore o di warning. Eh, definite una funzione tipo function tmp ls, ls argv and addirittura mi suggerisce già il, pensate un po', eh, potenza di questa fish, di questa shell, mi dà già, mi suggerisce già il codice della funzione che io dovrei definire per fare quello che ho intenzione di fare, vedete? Praticamente mi ha già messo qui la funzione che dovrei usare. Oppure, ecco vedete, dove volevo agganciare il discorso. Oppure usate il comando eval, perché eval dollaro, e me lo suggerisce lui, vedete quello che poi io ho riportato qua, eval dollaro tmpls fa proprio quello che io voglio, ed ecco lì, è lì che volevo arrivare. Quindi eval dollaro mpls ed ecco che esegue esattamente come in bash ottengo il risultato è qui che volevo arrivare eh? quindi a parte il crearmi una funzione che faccia queste cose ma se voglio essere più spiccio immediato basta che antepongo il comando eval alla mia variabile ottengo lo stesso eh, risultato che in bash ok interessante eh? anche questa cosa poi assegnare un risultato in forma di elenco ad una variabile, con che qui sempre capitolo particolarità di utilizzo, come esempio uso la variabile path che è quella una variabile di sistema che contiene ehm, eh, diciamo, i percorsi standard dove sono eh, archiviati nel nostro sistema i programmi, gli eseguibili, insomma, i nostri programmi che usiamo quotidianamente il nostro sistema semplicemente dando il nome di un programma va a cercarli automaticamente qui in tutte queste cartelle conosciute alla variabile pat che è appunto di sistema non c'entra con shell eh? questo è Linux sistema dollaro pat perché la uso come esempio perché ogni percorso di cartella è separato dall'altro da uno spazio ok cosa vuol dire questo che sappiamo che una variabile in fish è sempre una Lista di valori: se noi carichiamo una variabile con dei valori separati da spazi, lui li mette ogni valore in una dimensione della nostra variabile. Se però devo usare delle virgolette, disgraziatamente, per un qualsiasi motivo ho bisogno di mettere in, in, la mia variabile path in questo caso, fra virgolette, dollaro path, eh, ups, il nome della variabile, set r. Ecco, fra virgolette, eh, non vengono più riconosciuti gli spazi come separatori fra valori, quindi sappiamo che viene preso come un valore unico. Quindi, se faccio il count per vedere quanti valori contiene la variabile R, mi dice 1, ovviamente, perché R contiene in effetti tutta una stringa lunga contenente tutte queste cose, essendo stata inclusa fra virgolette, ovvio eh? questo l'abbiamo già anche in parte già visto. C'è un modo per rimediare qualora fossi costretto a questa situazione, eh? C'è un modo per rimediare ed è usare il comando TR. TR che sostituisce gli spazi, come vedete qui, con degli a capo, quindi la barra rovesciata N è quel come dire, quella convenzione, quel simbolo di convenzione che vuol dire nuova riga, N sta per nuova riga. Quindi cosa faccio? Invece di fare setr ehm, virgolette pad virgolette, amplio un attimo il comando e dico setr Sostituzione di comando eco pat pipe lo passo al comando tr il quale mi sostituisce tutti gli spazi con un carattere eh, di nuova riga a capo. E questo comando, grazie a questo comando, io ottengo che nella variabile r ora ci siano 8 valori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 valori. Eh? sono 8 valori perché eh, malgrado che abbia eh, passato una variabile fra virgolette quindi tutta una stringa lunga prima di memorizzarla nella variabile r l'ho fatta elaborare dal comando tr che ha cercato ogni spazio e l'ha sostituito con il carattere di a capo di riga a capo e quindi sono diventati 8 gli elementi e in effetti se ne prendiamo uno a caso, R di 5, ecco che è l'SB, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, eccolo qua per dire eh? quindi, ecco, qualora appunto fossi costretto ad usare le virgolette per un qualsiasi motivo per comporre mh, il contenuto che voglio assegnare a una variabile, dico così perché. Eh, non fossi costretto a fare quello per una situazione particolare, potrei semplicemente in questo caso specifico assegnare la variabile pat senza metterla tra virgolette. Allora, se faccio set r dollaro pat senza virgolette, allora sì che gli spazi sono riconosciuti perché la variabile pat viene espansa e così se io faccio il count. Vedete che sono già subito 8 senza dover usare questa tra virgolette complicazione. Però, ecco, questo è buono da sapersi per cavarsi di impiccio in una situazione di questo tipo in cui appunto avessi necessità di usare le virgolette per un qualsiasi motivo. Ecco voilà, questo era solo proprio un esempio di utilizzo pratico. Eh, ok, poi uso del comando read, ecco il comando read è un comando ben noto perché l'abbiamo già spiegato in lungo e in largo anche nel corso sulla shell degli script bash sugli script bash il comando read interrompe l'esecuzione di uno script e si attende un input ovvero si attende una reazione del, dell'utilizzatore che scriva qualcosa nella tastiera e con enter mandi avanti lo script quindi è l'unico comando che permette di creare una pausa nello script in attesa non interrompe lo script, lo mette solo in pausa e attende un, un, un nostro input, una nostra reazione. Ecco il comando read fa questo anche in phish, non solo nelle altre bash, eh. è sempre lui il comando read. Tanto che in phish ha una forma un po' particolare rispetto a bash, per esempio. Cos'è questa forma particolare? Che il comando read può essere usato senza nessun parametro, lo, lo proviamo qui. Nel terminale faccio read enter, vedete che viene un, un mini prompt del comando read e sta aspettando in questo momento, sta aspettando un mio input. Faccio che ne so, metto qualcosa, digito enter, si esce dal comando. Però avete visto che read interviene e si aspetta qualcosa da me. Ehm, per personalizzare un messaggio di read e non tenere questo standard, io in fish devo crearmi una funzione, una funzione che ha lo scopo proprio di, ehm, di specificare quale messaggio voglio che il comando read mi faccia vedere in quel momento. Ecco qui ho messo un esempio, che poi vi lascio nella, nella, scaletta del, non nella, scaletta, nella descrizione di questo video, vi lascio un esempio eh, nel quale io definisco una funzione che si occupa del messaggio che voglio fare apparire ecco questa qua per esempio un po'. funzione chiedi conferma pront in questo caso semplicemente non fa nient'altro che stampare un messaggio a video ecco desideri continuare sì no mettiamo uno script voglio andare avanti sì o no enter ho definito quella funzione poi quella funzione verrà usata in un'altra parte dello script o in un'altra funzione come in questo caso che vediamo qua per Chiedermi ehm, conferma, quindi eh, il comando che mi chiede conferma è questo qui. Eh? Quindi read meno l, vabbè per definire, per caricare una variabile eh, locale, eh, meno p è il prompt e l'opzione per dire sfrutta una funzione che. Ti mostri un messaggio e quindi gli metto chiedi conferma prompt che è quella funzione lì sopra che ho appena definito e poi infine la variabile che carico con la risposta perché la funzione mi dice: Desideri continuare? Sì no? Io risponderò o sì o no e si aspetta appunto una, una risposta nella variabile conferma. Quindi se faccio enter, vedete che invece dello standard read con il maggiore che è quello predefinito in fish. È stato sostituito dalla mia funzione chiedi conferma prompt. Ecco qui il mio messaggio ed eccolo qua. Il mio messaggio desideri continuare? Sì, no. Io rispondo che ne so, sì. Faccio enter ed è finito il comando read. Eh? Eh, se faccio l'eco della mia variabile conferma, conferma vedete che contiene la, risposta, la mia risposta sì. Quindi read opzione meno p per sfruttare una funzione di, di messaggistica personalizzata e alla fine la funzione la, la variabile da caricare ecco read anche adesso qui mh, è un esempio più ampio eh, che vi lascio in descrizione comunque read anche lui come per altri comandi il mio consiglio è quello di vedere la sua manualistica la sua documentazione per tutti i dettagli del caso l'importante le, 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 lo scopo fondamentale è che read già come per la bash o per altre shell permette di sospendere temporaneamente lo script attendersi un input da parte nostra e continuare ecco e c'è solo questa particolarità perché ne parlo perché appunto l'unico modo per ehm, personalizzare le richieste di read, quindi mettere dei messaggi personalizzati e passare attraverso la definizione di una funzione specifica che faccia quello e poi la si innesta nel comando, eccolo qua. Tutto lì, niente di che, basta provare una volta, lo vedete semplice. Eh? Poi la gestione delle stringhe e dei valori numerici con il comando expr, ecco um, come ho già avuto modo di dire, penso se non nel primo video, forse nel secondo di questo corso. Fish um, Laddove possibile, non, non ha creato comandi propri reinventando la ruota tutte le volte, ma usa i comandi esistenti nel sistema. E il comando expr è proprio uno di questi: è un comando che abbiamo tutti a disposizione nei nostri sistemi Linux. E, ehm, e quindi, Fish dice perché devo ricrearmi determinate funzionalità quando c'è già questo che fa al caso mio. E in effetti XPRE fa proprio il caso dell'ambito, eh, è, è giusto utilizzarlo nell'ambito di gestione di stringhe, di valori numerici, come vediamo con qualche esempio, esempio fra un attimo. Ancora una volta, il mio invito è, eh, siccome è un comando piuttosto esteso, anche questo XPRE fa diverse cose, per tutti i dettagli, naturalmente non li vediamo tutti in questo video, ma riferitevi sempre al manuale eh? il manuale di express man expre e vedete tutte le opzioni e tutto quello che può fare al caso vostro ecco, per quanto riguarda le stringhe un paio di esempi giusto per darvi l'idea io imposto una variabile pippo con questa stringa di prova ok pippo contiene quella stringa una prima funzionalità di express è quella di fare il substring ovvero di estrarre una parte della stringa in questo esempio gli dico estraimi a partire dalla posizione 2 due caratteri enter dunque vediamo un po' posizione 1 è la s posizione 2 è la t due caratteri a partire dalla 2 tr vedete di stringa tr di stringa 2 per due caratteri tr lui mi ha estratto tr oppure posso ottenere la lunghezza della stringa quanto è lunga la stringa che ho messo in quella variabile pippo length lunghezza 16 caratteri, quindi ci credo, sicuramente stringa di prova sarà lungo 16. Oppure ancora la ricerca di uno specifico carattere o insieme di caratteri con index, quindi mi dà l'indice, ovvero la posizione all'interno della stringa di un determinato carattere, in questo caso cerco la R e mi torna che la prima R la incontro in posizione 3, quindi vediamo che S... T, in posizione 3, vedete che mi torna la posizione 3. Naturalmente index non mi torna la prima, la seconda occorrenza, eccetera. Torna la prima occorrenza che trova. Eh? Index quindi mi torna la prima R, non mi dice che c'è anche una seconda R qui in posizione 12 o 13. Mi torna solo la prima. Però è già qualcosa, eh? può essere comodo anche questo index per posizionarsi e sapere cosa c'è in una determinata stringa. Per quanto riguarda i numeri, perché X eh, permette di lavorare sia con caratteri che con numeri, vediamo un po' che il mio pippo adesso da una stringa lo faccio diventare numerico, gli assegno il valore 1 e poi gli aggiungo 1. Questo l'abbiamo già visto in un esempio di un video precedente che abbiamo sfruttato eh, questa funzionalità per eh, aggiungere. Un valore, una variabile numerica quindi ridefinisco il contenuto di Pippo con il comando exp prendendo Pippo con il valore attuale e aggiungendo sommandoci il valore 1, poi tutto tra parentesi tonde per la sostituzione del comando, quindi il risultato viene inserito di nuovo in se stesso in Pippo. Quindi faccio enter se faccio eco Pippo, mi trovo 2 ovviamente. Perché ci ho aggiunto 1, se rifaccio il comando, va indovinate un po', ovvio. diventa 3 ecc, ecc, eccetera. Eh, questo è un modo per far aumentare, per esempio, un classico, un, un indice di un, di un ciclo while o for, o quello che è, quando c'è bisogno di aggiungere di far aumentare un, un valore numerico di un'unità, per esempio. Ecco. Poi vediamo un po', siamo quasi in fondo. Sì, ultimo capitolo: eseguire script salvate in file separati. Ecco, anche questo ovviamente è un'esigenza che può saltare fuori prima o poi. Io ho un mio script, o un insieme di script in file separati. Eh, questi qua, tutti i miei bei fish, fish, fish di qua e fish di là, e poi magari. Per dire eh, mi voglio creare un super script che faccia da menu eh, principale e che a seconda di quello che scelgo mi faccia partire ed eseguire che so questo opzione 2 questo opzione 3 questo opzione 4 questo eccetera eccetera ecco questo è un po il concetto quindi file di testo di script separati ehm, richiamati da un altro file di script, quindi non è che quando io mi creo uno script devo necessariamente avere dentro tonnellate di informazioni in un solo file, posso anche suddividerlo su più file. Così come Fish stessa ci permette di creare delle funzioni mattoncini per creare qualcosa di più grande, delle funzioni separate che esistono in file separati, anche noi possiamo gestire le cose in questo modo. Quindi, da uno script possiamo richiamarne altri. Allora, facciamo un esempio, io ho test fish, che è il mio script di partenza corrente, guardiamo cosa contiene. Allora, semplicissimo, è se praticamente questi test fish e test 1 fish sono due script banalissimi che passano nient'altro che da uno all'altro, giusto per mostrarvi cosa vuol dire richiamare uno script da un altro. Um, il test di il, lo script di partenza, eh, vedete che imposta una variabile che si chiama var test 950, poi dice: Ok, parto dallo script, test fish con la variabile a quel valore lì 950. Poi richiama test 1 che è questo, che è un altro script, richiama test 1. All'uscita da test 1 sono tornato nello script test fish con questo valore di variabile. Nello script test 1 è praticamente identico a quello test, però dice sono nello script test 1 con questo valore di variabile che l'ho ricevuto dal, dallo script richiamante. Imposto quindi cambio il nome della variabile all'interno di questo script richiamato, dico che ho impostato la variabile. Termino, quindi è finito questo script. Terminare questo script richiamato vuol dire tornare al prossimo passo dello script richiamante. Quindi, questo ha richiamato lo script, finito, torna qui e riparte da qui. Quindi, sono tornato nello script con questo valore di variabile. E vediamo che addirittura le variabili possono essere passate da un file all'altro, proprio con questo esempio. Quindi, lo script corrente è test fish. Ci sono due modi per richiamare. Un, uno script all'interno di un altro uno è con questa sintassi puntino barra test 1 fish e in questo modo viene richiamato ehm, lo script in modo eh, completamente indipendente da quello richiamante ovvero ehm, con questa sintassi, il, lo script test 1 non ha nessuna coscienza delle variabili né del fatto che sia stato richiamato da un altro script corrente. Eh, quindi il test 1 in questo modo, richiamato in questo modo fa il suo lavoro assolutamente in modo indipendente dallo script che l'ha richiamato, finito il suo lavoro. Si ritorna allo script richiamante ma non è stato possibile passarsi i valori di variabili da uno all'altro né niente perché è proprio come fosse a scatola chiusa. Viene richiamato, fa il suo lavoro, torna e basta. Quindi testone come se fosse un, un, un sottoprogramma che deve fare il suo lavoro, che ne so, magari creare un file di testo con dei messaggi, se ne esce e se poi si va avanti con l'esecuzione dello script principale richiamante. Completamente staccato, eh? mentre l'altra modalità di richiamo che è quella che è impostata nell'esempio che vi ho appena mostrato prima nei due file di esempio source con il comando source e test 1 fish in questo caso il, lo script che è stato richiamato eh, riconosce il fatto di essere stato richiamato dallo script richiamante quindi ne riconosce anche le variabili in corso eh, richiamando così uno script in un file separato è praticamente come se questo script fosse incluso nel, nello script principale richiamante. E qui sì che ci si può passare dei valori, quindi lo script richiamante può influenzare l'esito dello script richiamato perché può passargli dei valori. Ecco, vediamo l'esempio proprio di questo tipo, perché forse cioè, entrambi eh, le opzioni di richiamo hanno il loro senso, eh? ma quello forse più interessante da, da vedere, almeno, è quello che proprio ci si può passare anche dei valori da uno script all'altro, pur essendo salvati in file separati. A eh, dipendenza della situazione, eh, dico, sono interessanti e hanno il loro senso entrambi questi modi di richiamare gli script, non è che uno esclude l'altro, uno sia meglio dell'altro, ognuno ha il suo scopo di esistere, questi due modi di richiamare, indipendente e, diciamo così, legato. Collegato, scollegato, collegato. Ecco, e questo è quello che dico, quello che ho appena detto, è quello che dico anche qui nella scaletta. Quindi una variabile inizializzata nello script corrente richiamante viene riconosciuta in quelli richiamati e viceversa, eh? mentre con questa forma non è così, allora adesso vediamo per concludere questo video appunto l'esempio di far partire test fish che richiamerà test1 fish. Allora. Eh, prima però mi devo riposizionare ehm, <coughs> nella mia cartella di Studio Fish, ecco mi sono riposizionato, -ri allora test dicevamo, faccio partire lo script test, test fish che è quello richiamante, enter, e voilà, quello che abbiamo visto prima, eh. quindi... Parto dallo script test fish con il valore della variabile var test uguale a 950, quello che abbiamo visto prima. Sono nello script test 1 quindi sono arrivato al comando source test 1, praticamente questo l'ha eseguito. Ha fatto tutto il codice del test 1 l'ha eseguito, e scusate, qui sono all'inizio del, dello script test 1 e la variabile è ancora 950. Ma già qui è interessante perché sono. Sto eseguendo questo file, che è un file separato da questo, ma la variabile vartest riporta il valore 950 che è stato impostato dall'altro script. Vedete che posso passare valori da uno script all'altro. Poi imposto un valore diverso, quindi nello, nel test 1 modifico il valore della variabile, torno... Nello script principale test ed ecco che se stampo il valore della variabile nello script principale test vedo che è diventato il valore che ho impostato nello script test 1, quindi c'è proprio uno scambio in due direzioni di valori di variabili. Questo è molto interessante, ecco. ehm, tutto qua eh? semplicemente. Tutto qua. Con questo richiamo source è il nome del, del file. Eh, Può essere scontato ma prima di chiudere il video allora ci tengo ancora a dire che qui naturalmente non ho messo percorsi di file perché sto lavorando sempre nella stessa cartella qualora test 1 fosse da un'altra parte nel vostro file system ovviamente dovreste anteporre al nome del, dello script il suo percorso eh? barra rovesciata home eh, 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 eccetera eccetera Qui per farla breve nella scaletta, per scrivere il comando più breve possibile, non ho messo il percorso davanti, ma se no dovreste metterlo, eh? non è che devono stare per forza nella stessa cartella gli script che richiamate, possono essere da tutt'altra parte. Ecco, con questo ho concluso anche questa sesta parte del corso della Shell Fish e spero che eh, ormai a questo punto... Abbiate visto le potenzialità di questa shell e spero vi inizi a piacere anche a voi. Con questo concludo e vi attendo al prossimo video. Ciao ciao.